Fact checker o verifica dei fatti. I fatti sono questi. I fact checker non fanno verifiche, perché i fact checker non vanno a verificare nulla. I fact checkers non sono altro che esecutori della narrativa dei governi. Queste organizzazioni che si suppone verifichino i fatti non sono altro che agenzie finanziate dai governi che si svendono con la presunzione di mettere tutto nel calderone e far passare i fatti che non sono in linea con i governi come leggende metropolitane. Digitano letteralmente qualunque cosa tu abbia detto su Google, controllano i primi 3 articoli approvati dal governo e il gioco è fatto. Sei stato sfatato in modo semplice. Già il fatto che pensino che tu abbia bisogno di qualcuno che controlli i tuoi fatti è chiaro a chiunque abbia ancora una cellula cerebrale funzionante per capire che i governanti pensano o si illudono che tu sia stupido. Poi aspettano finché le masse non verranno convinte che la verità è che alla fine si tratta di pedine che hanno etichettato come pazzi teorici della cospirazione, con cappelli di carta stagnola e che indossano oggetti strani. Viviamo in un sistema distopico di specchio nero, dove Aldous Huxley, un coraggioso che parla del futuro nuovo ordine mondiale, insieme a 1984 di George Orwell, con una spruzzatina del gioco della paura della fame, sponsorizzato da Klaus Schwab e dal World Economic Forum, danno il benvenuto allo schiavo fedele, che viene munto fiscalmente nella gamma più ampia possibile. È proprio un Truman Show, dove ogni nostra mossa viene monitorata, insieme ai nostri comportamenti, le nostre idee e i nostri interessi vengono programmati e pianificati, così siamo veramente liberi di fare ciò che loro ci dicono di fare.